Notizia clamorosa, la Juve sta perdendo pezzi? A Torino, nella sede della Juve, è appena stata annunciata una notizia stravolgente. La notizia esplosiva sta sconvolgendo il mondo dei tifosi della Juventus e molti sono già sul piede di guerra. Questa rivelazione ci è giunta inaspettatamente e abbiamo già tutti i dettagli in esclusiva da condividere con te. Ma prima di proseguire, assicurati di essere già iscritto al nostro canale e attiva subito le notifiche per rimanere sempre informato su ciò che accade nel mondo del calcio. Il calciomercato bianconero è in ebollizione, ma non si tratta solo di possibili nuovi arrivi a gennaio. Si tratta anche di preservare i gioielli che compongono adesso la squadra. Dopo l'annuncio del rinnovo contrattuale di un grande campione come Gatti, ora è il momento di porre l'attenzione su Federico Chiesa. Oggi a Milano, presso l'elegante Hotel Palazzo Parigi, si è svolto un incontro di cruciale importanza. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, unitamente al direttore sportivo Giovanni Manna, hanno negoziato con l'agente Fali Ramadani. L'obiettivo è cristallino: rinnovare il contratto di Chiesa e naturalmente garantirgli un meritato aumento di stipendio. Attualmente, Chiesa guadagna circa 5 milioni netti, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, mettendo a rischio la sua permanenza. Ma non è tutto. Sul tavolo potrebbero aprirsi porte per trattative con altri talenti. Cari tifosi juventini, in questa delicata trattativa di mercato, cosa preferireste che il club facesse? È fondamentale proteggere le stelle che attualmente compongono la rosa, oppure possono essere cedute tranquillamente? Scrivete la vostra opinione nei commenti